La bugia del successo che ci raccontiamo tutti è sempre la stessa. Basta impegnarsi. Il mito americano del self-made man è stampato ovunque nella nostra società. I video motivazionali che troviamo online al riguardo sono infiniti. Impegnati, fai fatica, sii costante e avrai successo. Malcolm Gladwell, però, lo scrittore di questo fantastico libro che è fuori classe, ci spiega perché secondo lui non sia così. Lo vediamo nel video di oggi. Prendiamo come esempio l'hockey canadese, uno sport che noi non conosciamo benissimo, ma potrebbe benissimo essere il calcio. È uno sport che è considerato molto meritocratico. Se sei bravo fin da piccolo, uno scout ti troverà, ti porterà in una squadra, verrai allenato e raggiungerai il successo nella tua categoria. Se ci metterai tempo, costanza e impegno, allora avrai tutte le carte in regola per poter diventare un campione. Ora, dimmi quante volte hai sentito da persone appartenenti ai più svariati settori che basta l'impegno, basta la determinazione, che siano calciatori, sportivi di qualsiasi tipo, personaggi del cinema, personaggi famosi in generale. Prova ad andare in libreria a comprare un libro tipo autobiografico, uno qualsiasi, e la storia che sentirai sarà più o meno questa. Persona che è partita, con più o meno difficoltà, ha avuto degli ostacoli, poi si è impegnata e grazie alla sua determinazione è riuscita a raggiungere il successo nel suo settore. Ma torniamo all'hockey, perché uno psicologo canadese, Roger Barnsley, si è reso conto di una cosa molto particolare guardando la formazione di una squadra di hockey. Perché in una squadra della Serie A di hockey si è accorto che la maggior parte dei giocatori erano nati in gennaio. Il secondo gruppo, per maggioranza, era nato a febbraio e il terzo a marzo. Facendo poi una statistica, si è reso conto che in tutte le squadre di hockey il 40% dei giocatori è nato tra gennaio e marzo e il 30% dei giocatori di quelle squadre tra aprile e giugno. Di fatto, se eri nato tra i primi 6 mesi dell'anno, avevi una probabilità molto più alta di diventare un giocatore professionista. E quindi perché succede questo? Cioè, non ha senso. E no, i segni zodiacali non c'entrano niente. Io, essendo nato a marzo, quando ho letto questa cosa qua, ho detto, aspetta, ma... Quindi io che sono nato a marzo ho una probabilità di essere fra i campioni? Com'è sta roba? La spiegazione è semplicissima, ma così semplice che nessuno, prima di questo psicologo canadese, se n'era mai accorto. Ovvero, il limite minimo per entrare in una certa classe di età è il 1° gennaio. Cosa significa però questo? I giocatori vengono selezionati molto giovani, 9-10 anni di età, il che significa che un giocatore di 9 anni, un ragazzo di 9 anni, che compie gli anni, facciamo finta, il 15 gennaio, il 1° gennaio avrà 9 anni da 12 mesi praticamente. Uno che invece ha compiuto gli anni ad ottobre ha 9 anni da solo 2 mesi. E in quell'età lì, questo fa tutta la differenza del mondo. 10-12 mesi di differenza fanno la differenza tra un ragazzo che è più sviluppato, più forte, più coordinato, più agile. Quello più giovane semplicemente deve ancora maturare queste caratteristiche. Questo significa che il 40% dei giocatori non è stato scelto perché era più bravo, ma è stato scelto perché era più grande. Quegli stessi ragazzi poi, ovviamente, iniziando ad allenarsi con allenatori professionisti molte più volte alla settimana dei loro compagni, diventano per forza di cose più bravi. Tutto questo non è altro che la profezia che si autoavvera. Parti da una definizione di cui sei convinto, ovvero ho scelto i giocatori più bravi, e siccome ci credi e li alleni come tali, alla fine lo diventano. Interessante come cambia la prospettiva, no? Questo significa che è tutta fortuna, che l'allenamento non conti niente? No, assolutamente no. L'impegno è importantissimo. Quei ragazzi che sono stati selezionati, se non si fossero impegnati per i mesi e anni successivi, non sarebbero diventati dei giocatori che giocano nella Serie A. Il punto è che bisogna contestualizzare. Ultimamente capita di sentir parlare magari da un ragazzo molto giovane, magari di 20 anni, che è riuscito ad aprire una sua azienda, ha avuto successo, la sua startup è andata bene. Penso ti sia già capitato di sentire una storia simile. Quello che si tende a non guardare è qual era il background di quel ragazzo. Molte volte queste persone semplicemente avevano dei genitori che prima di loro avevano aperto un'azienda. Questo significa che sono state aiutate economicamente? No, non è questo il punto.
ma avevano il giusto mindset, cioè avevano quella mentalità nella loro testa. Lo vedono tutti i giorni nei loro genitori, sanno cosa vuol dire essere un imprenditore. Se hanno una piccola difficoltà, hanno un punto di riferimento a cui chiedere: tu come hai fatto? Io, che come genitori ho un'infermiera e un operaio essenzialmente, l'idea di aprire un'azienda non era un pensiero che nemmeno passava nella mia testa da piccolo. Non era una cosa su cui riflettevo, il mio pensiero era: devo trovarmi un lavoro stabile, punto. Un ragazzo invece che cresce con dei genitori imprenditori, l'idea di aprirsi un'azienda è una cosa che è già dentro la sua testa fin da piccolo. Le eccezioni poi ovviamente ci sono, però era per fare un esempio. Un personaggio come Mozart, sicuramente molto dotato per la musica. Se non fosse cresciuto con un clavicembalo in salotto, probabilmente non sarebbe diventato il personaggio che è adesso. Magari avrebbe avuto quell'innata passione per la musica, quella sua dote, ma non l'avrebbe sviluppata. Allo stesso tempo, però, se non avesse passato decine di migliaia di ore con uno strumento in mano a comporre, non sarebbe lo stesso arrivato a quel risultato. Io ti invito a leggere questo libro che è fuori classe, troverai tantissimi altri esempi, come quello di Bill Gates che ti voglio solo accennare, in cui lui ha avuto la fortuna di essere uno studente delle medie in una scuola privata a cui ha avuto accesso perché era stato cacciato dalla scuola in cui era prima, e in questa scuola c'era un computer. Uno dei primi computer in cui lui poteva programmare. Può sembrare una banalità, ma in quel periodo gli studenti universitari di informatica dovevano fare a turno per poter accedere ad un unico computer che era disponibile. Lui poteva accederci quando voleva, addirittura poteva rimanere là dopo scuola per usare il computer. Bill Gates ha avuto la possibilità di allenarsi decine di migliaia di ore in anticipo rispetto a persone molto più grandi di lui e rispetto alle persone della sua età. Quindi, quando la prossima volta sentirai una storia di grande successo, chiediti qual è il contesto, chiediti come ha fatto questa persona? Sì, ma non solo quanto si è allenata, ma qual è il suo background, cosa l'ha portata lì, qual è anche colpo di fortuna. Perché sì, ci sta a pensare che la determinazione, che l'entusiasmo siano l'unica cosa necessaria, ma la realtà è che non è così. Va bene avere riferimenti esterni che ci invitano a fare queste azioni, quindi ad essere determinati, ma se pensiamo che sia l'unica nostra risorsa, che sia l'unico modo per arrivare a un risultato, potremmo rimanere frustrati per tutta la vita e rincorrere quel risultato con determinazione, con costanza, ma non raggiungerlo mai. Se il libro ti interessa, comunque io te lo lascio in link in descrizione. Era da un po' che non usciva un video su questo canale, sono passati almeno uno o due mesetti, però sul secondo canale stanno uscendo tantissimi video sulle micro espressioni facciali e il linguaggio del corpo. Quindi se non sapevi della sua esistenza, sai che puoi seguirmi anche lì, trovi sempre nel link in descrizione. Fammi sapere se lo stile di questo video ti è piaciuto e se ne vorresti vedere altri simili in futuro. Per il resto, noi ci vediamo in un prossimo video.